Buongiorno. Buongiorno, sono particolarmente lieto di dare il benvenuto a tutti gli intervenuti a questa presentazione a soli 3 mesi dalla conclusione della rilevazione di alcuni risultati preliminari dell'edizione 2020 del censimento permanente delle istituzioni pubbliche. Ringrazio in particolare la dottoressa Panucci, capo di gabinetto del Ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione, il professor Corso, ordinario del Politecnico di Milano, per aver accettato di partecipare oggi con noi a questo intervento. Il censimento è da sempre uno strumento di conoscenza fondamentale che permette all'azione pubblica e alle politiche di poggiare su basi informative solide per garantire l'equità delle misure per i territori e i cittadini e per rispondere prontamente ai mutamenti in atto. Nel particolare momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato dalla delicata gestione dell'emergenza pandemica, la terza edizione del censimento permanente delle istituzioni pubbliche rappresenta un'opportunità conoscitiva ancora più importante per cercare di misurare la profonda trasformazione in atto in tutti gli ambiti della pubblica amministrazione in seguito all'emergenza sanitaria. Così come rileva la predisposizione al cambiamento necessaria per supportare il Paese sia nella gestione della crisi, sia nelle attività di programmazione della ripartenza del sistema economico e di sostegno sociale. Ricordo che nel definire i contenuti informativi di questa terza edizione, l'Istat ha riproposto tematiche tradizionali già rilevate nelle due precedenti edizioni, ma che assumeranno un significato particolare nel cogliere il livello attuale di sviluppo della pubblica amministrazione, mentre ha introdotto una sezione nuova per indagare qual è stata la risposta delle istituzioni pubbliche all'emergenza sanitaria, rilevando le strategie, le misure e le iniziative messe in atto per dare continuità all'attività istituzionale, cogliendo le innovazioni dal punto di vista dell'organizzazione interna e del lavoro, a partire dallo smart working o lavoro agile, come viene definito contrattualmente nel pubblico impiego. Tra poco tornerò su questo tema. Prima vorrei invece sottolineare come il censimento sia stato, anche questa volta, frutto di un intenso lavoro che ha coinvolto numerosi e diversi soggetti. Nel gruppo di lavoro Grandi Enti, infatti, sono rappresentati, e mi è gradita l'occasione per ringraziarli, i responsabili degli uffici di statistica delle istituzioni incluse nella lista delle autorità statistiche nazionali e degli uffici di statistica di altre importanti istituzioni pubbliche, quali la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché membri degli organi di rappresentanza di regioni, province e comuni. Attraverso le informazioni raccolte sarà possibile analizzare da un lato come si sta modificando l'organizzazione delle istituzioni pubbliche alla luce del cambiamento in corso, dall'altro qual è l'impegno messo in atto dalle unità istituzionali per favorire lo sviluppo delle competenze del personale. Inoltre, le informazioni raccolte permetteranno di fornire un quadro della governance della macchina pubblica, mettendo anche in evidenza la composizione di genere al vertice delle unità della pubblica amministrazione. In particolare, i temi riproposti riguardano la struttura e dimensioni delle istituzioni pubbliche e delle unità locali, la formazione dei dipendenti pubblici, gli organi di vertice istituzionale di controllo e la loro composizione di genere, la gestione ecosostenibile, la modalità di gestione dei servizi di funzionamento interni, il tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la digitalizzazione e la sicurezza informatica, i compiti svolti dall'unità locale, i canali di interazione con l'utenza messi a disposizione delle unità locali che erogano servizi al pubblico. Due delle tematiche riproposte sono di grande attualità. Il tema della digitalizzazione, driver dello sviluppo tecnologico e organizzativo, permette di monitorare livelli e profili di digitalizzazione delle istituzioni pubbliche e di valutare se le dotazioni informatiche e i livelli di formazione in materia sono sufficienti per il salto digitale richiesto alle pubbliche amministrazioni ed eventualmente in quali settori ed ambiti vanno potenziati. L'altro approfondimento tematico di crescente interesse riguarda la gestione ecosostenibile. Per fornire informazioni sull'orientamento delle istituzioni pubbliche alla sostenibilità ambientale, tema importante per la futura ripresa. Il modo in cui la pubblica amministrazione riuscirà ad assicurare la coerenza delle politiche pubbliche con lo sviluppo sostenibile sarà cruciale per il futuro del Paese. Il nuovo modello organizzativo, tecnico e metodologico
ha consolidato ciò che negli ultimi anni Istat ha proposto in termini di riorganizzazione del sistema delle statistiche sulle istituzioni pubbliche, in modo coerente con il resto delle statistiche economiche e seguendo il modello produttivo imperniato sul sistema integrato dei registri. Quando tutti i dati del censimento saranno disponibili, si potranno apprezzare gli effetti in termini di qualità di una strategia basata sulla combinazione di due elementi di supporto: i registri statistici, realizzati attraverso l'integrazione di fonti amministrative e statistiche armonizzate all'interno di un quadro concettuale e di misurazione rigoroso e coerente, utilizzati per la misurazione a cadenza annuale delle caratteristiche strutturali delle unità economiche, e secondo la rilevazione diretta tematica multiscopo triennale, che completa il quadro informativo con informazioni anche qualitative e che misura l'andamento delle principali caratteristiche con approfondimenti di particolare rilevanza. Ciò consente, rispetto ai vecchi censimenti decennali, molta più informazione e meno costi. Questa innovazione strutturale di processo aumenta la rilevanza, la tempestività e la ricchezza informativa dei prodotti, granularità, flessibilità, coerenza tra aspetti micro e macro, trasversalità. Inoltre, aumenta l'accuratezza statistica, il riutilizzo dell'informazione e la riduzione del burden per i rispondenti. Con specifico riferimento all'oggetto dell'incontro di oggi, tengo a sottolineare come questo primo rilascio ci consenta di guardare da vicino la diffusione dello smart working, prima e durante l'emergenza da Covid-19. Si tratta di una sezione sviluppata ad hoc a seguito dell'emergenza sanitaria, in collaborazione con il Politecnico di Milano, che ringrazio. I risultati provvisori coprono il 94,2% delle istituzioni pubbliche, che corrispondono al 97,9% in termini di numero di dipendenti. Una quota minima di istituzioni pubbliche, pari al 3,6%, aveva adottato iniziative strutturate di smart working già in fase pre-pandemica. Le istituzioni che vi hanno fatto maggiore ricorso sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri, 66,7%, le Agenzie dello Stato, 50%, le Città Metropolitane, 28,6%, le Università Pubbliche, 27,1%, e le Giunte e i Consigli Regionali, 25%. All'opposto, i comuni sotto i 20.000 abitanti e le comunità montane sono risultate le amministrazioni pubbliche meno orientate alla sperimentazione delle modalità di lavoro agile. Nel periodo dell'emergenza, il 58,9% delle istituzioni pubbliche attive al 31 dicembre 2020 ha previsto una quota minima di lavoratori tenuti a recarsi nella sede di lavoro per rendere la propria prestazione al fine di garantire la continuità dell'attività istituzionale e l'erogazione dei servizi. Il restante 41% ha continuato a operare senza stabilire a priori un numero minimo di lavoratori in presenza. Sul territorio, la possibilità di utilizzare dispositivi personali per lavorare da remoto ha rappresentato la modalità più diffusa in tutte le aree del paese. Si va da un minimo del 73,4% di utilizzo da parte delle istituzioni pubbliche del Sud a un massimo dell'80,9% nel centro. L'adozione dello smart working come modalità prevalente di svolgimento del lavoro durante tutta la fase emergenziale, e in particolare durante il lockdown, ha impresso una forte accelerazione all'uso delle tecnologie digitali. L'utilizzo del web è cresciuto di 11 punti percentuali, arrivando al 99,5%. La presenza sui social da parte delle pubbliche amministrazioni è avanzata di 18,7 punti percentuali, raggiungendo il 61,4%. Notevole è stata anche la crescita del cloud, più 13 punti percentuali, e delle applicazioni mobile, più 10 punti percentuali. Aggiungo che peraltro abbiamo in corso, nell'ambito di un'iniziativa di questo istituto, una verifica anche della reazione che c'è stata da parte delle famiglie nei riguardi dell'accesso poi ai servizi laddove esistevano modalità e smart working. Concludo confidando che, ben più di quanto possa avervi fatto con queste mie modeste anticipazioni, saranno i nostri relatori di oggi a fornire in modo meglio articolato e con ampio dettaglio il quadro straordinariamente ricco che emerge da questo censimento delle istituzioni pubbliche. Lascio dunque a loro la parola e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie Presidente per questa apertura, per questa introduzione. Spetta a me in questo momento quindi introdurre
questa fase dei nostri lavori in cui daremo effettivamente conto di quello che è emerso, di quelle che sono le prime evidenze di questo censimento permanente delle istituzioni pubbliche. E in particolare in questa prima parte della mattinata, con gli interventi dei colleghi del Dipartimento della Produzione Statistica, cercheremo di rappresentare il valore conoscitivo che ha questo censimento permanente sulle istituzioni pubbliche e di dare una prima identificazione della struttura e delle risorse umane che oggi compongono il nostro sistema istituzionale, o meglio, come lo componevano prima dell'emergenza sanitaria e quindi anche come si potrà evidenziare gli effetti dell'emergenza sanitaria. E poi, come anticipato dal Presidente, vedremo effettivamente un impatto, l'impatto dell'emergenza Covid sulle nostre istituzioni. Dopo questa prima fase di presentazione passeremo invece a due interventi di in qualche modo discussione, analisi, esame di questa prima evidenza, come detto dal Presidente, con l'intervento del professor Mariano Corso e con l'intervento del capo di gabinetto del ministro della pubblica amministrazione, della dottoressa Panucci, che ci raggiungerà a breve. Anzitutto consentitemi ancora di ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e in particolare tutti i colleghi che rappresentanti a vario titolo della pubblica amministrazione oggi partecipano a questo nostro incontro, ma anche tutti i cosiddetti stakeholder. Sappiamo che si sono registrati anche molti esponenti del sistema delle autonomie funzionali, delle organizzazioni imprenditoriali, datoriali, eccetera. Segno che in questo momento è importante fare il punto e conoscere qual è lo stato della nostra pubblica amministrazione. E questo è importante non solo per coloro che la compongono, per coloro che ne sono parte, per coloro che ne sono anima, ma anche per coloro che devono interfacciarsi con essa, per coloro che devono avere rapporti quotidiani per fare il loro lavoro. E credo che gli spunti che anche dalla presentazione di oggi emergeranno saranno utili proprio per far capire anche quanto è importante sapere a che stadio è questo processo di digitalizzazione e di trasformazione della pubblica amministrazione proprio nei confronti dei suoi fruitori. E quindi qualche riflessione introduttiva a questo nostro momento di presentazione vorrei farla proprio sottolineando gli aspetti che più probabilmente sono stati toccati da questo evento pandemico e dall'emergenza sanitaria. Noi non possiamo non riconoscere che quantomeno negli ultimi 20 anni ci siano stati dei tentativi di riforma della pubblica amministrazione che a vario titolo sono stati segnati anche dagli esponenti del Ministero della Pubblica Amministrazione che hanno voluto firmare anche alcune di queste riforme. E magari le cito proprio rapidamente. La tesi che io credo sia oggi importante osservare è che questa riforma, di fatto, quella che noi abbiamo vissuto dentro e dovendo affrontare lo shock pandemico, è una riforma che ha avuto una potenza e un'accelerazione e una spinta che forse nessuna riforma scritta nelle norme avrebbe potuto esercitare. L'ha esercitata di fatto perché ci siamo trovati a dover affrontare alcune e con urgenza alcune emergenze che erano proprio che connotavano la possibilità del nostro funzionamento della pubblica amministrazione. Ecco perché è importante anche cogliere magari alcuni di questi aspetti
che certamente, come dicevo, erano chiari come necessità di punti di miglioramento della pubblica amministrazione anche nelle riforme fatte negli ultimi 20 anni. E mi riferisco, per esempio, agli interventi per l'informatizzazione, che già nel codice dell'amministrazione digitale del 2005 erano indicati come necessità per l'innovazione e il rinnovamento della nostra pubblica amministrazione. E già allora si chiedeva alle amministrazioni pubbliche di incentivare l'uso della telematica nei rapporti tra le amministrazioni e tra queste e i privati. E allora una prima riforma del procedimento amministrativo, quello della famosa 241. Ma proprio sul tema della semplificazione dei procedimenti amministrativi, poi nel corso degli anni ci sono state ulteriori iniziative, la legge 124 del 2015 e ancora tutti gli elementi proprio nell'ottica della trasparenza, della conoscibilità e della facilitazione dei rapporti tra il mondo pubblico e tutto il resto del mondo sono venuti dagli interventi in materia di anticorruzione e trasparenza del 2012 e del 2013 che tutti conosciamo. E ancora tutto il tema della misurazione e della valutazione delle performance che discendono ancora dal decreto legislativo 150 del 2009, a cui tutta la pubblica amministrazione si è uniformata con dei segnali assolutamente nuovi e importanti. Ecco, queste però erano i tentativi, le riforme messe in campo prima della pandemia. In questa fase noi abbiamo vissuto e abbiamo dovuto affrontare uno shock che naturalmente è stato per la nostra società, per l'economia del paese, per l'economia mondiale, ma anche per la struttura e l'organizzazione delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle amministrazioni locali, di tutti gli enti pubblici in generale. E quindi lo stato di emergenza sanitaria ha reso necessario e urgente applicare delle misure concrete per permettere alle amministrazioni pubbliche di non interrompere le attività. Uno degli elementi che emerge proprio dal nostro censimento è l'osservazione di come gli investimenti di natura digitale e tecnologica che sono stati fatti anche prima della pandemia sono quelli che hanno pagato di più, sono quelli che hanno permesso alle amministrazioni pubbliche di essere pronte ad affrontare la situazione. E devo dire, da questo punto di vista, anche l'Istituto Nazionale di Statistica si è trovato pronto, proprio anche grazie agli investimenti che erano stati fatti in precedenza. E quindi posso dirlo anche con orgoglio, e quindi fuori dalla rilevazione statistica del censimento, insomma, l'Istat è riuscita a mantenere i propri obiettivi di servizio al paese anche grazie agli investimenti nel digitale che erano stati fatti in anticipo e per prepararsi all'evoluzione tecnologica. Da questo punto di vista, quindi le misure che sono state adottate da enti e amministrazioni pubbliche dovevano dare continuità all'azione amministrativa e alle attività tecniche di ciascun ente. Come dicevo, quindi abbiamo in realtà disciplinato e regolamentato delle situazioni ancora prima che fosse chiesto da norme. E quindi ci siamo trovati anche come pubblica amministrazione a dover porre in essere degli interventi anche attraverso delle decisioni affidate al management pubblico. Certo, quindi, e lo rivedremo nei dati che presenteremo, comunque la pandemia ha dato un impulso fortissimo al processo di transizione digitale, in qualche caso ne ha addirittura rivoluzionato le caratteristiche in alcuni settori, e certamente ha rivoluzionato anche le modalità di comunicazione tra cittadini e istituzioni, tra le istituzioni e il mondo delle imprese. Ha innovato, ma non ha completato un percorso, e gli spunti che anche oggi verranno io credo siano molto importanti anche proprio per capire quali saranno i prossimi passi e quali sono le sfide a cui la pubblica amministrazione deve fare fronte in questo momento. Perché, e questo lo diciamo in maniera chiara, il più grande portato
della pandemia dal punto di vista dell'impatto sulla pubblica amministrazione è per l'appunto il già citato PNRR, a cui la pubblica amministrazione si sta preparando e deve essere preparata attraverso le riforme istituzionali che fanno parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche attraverso le piccole rivoluzioni, le piccole riforme che ogni pubblica amministrazione deve fare al suo interno. E certamente il tema della riorganizzazione, dell'organizzazione del lavoro, delle modalità di lavoro che appunto passano sotto il termine lavoro agile, o smart working, o lavoro a distanza, o adesso lavoro remoto, eccetera, eccetera, sono temi che dovranno essere compiutamente affrontati sia dalla contrattazione collettiva che dalla contrattazione poi integrativa, oltre che dalle norme che sono entrate nell'ordinamento. Ecco quindi che gli elementi di conoscenza che emergono dal censimento permanente delle istituzioni pubbliche sono assolutamente fondamentali per non perdere e per raccogliere queste sfide, partendo dalla situazione reale, dai dati di fatto, dai dati che ci descrivono qual è la situazione attuale, qual è la situazione rispetto allo stato della digitalizzazione, rispetto allo stato del rapporto tra cittadino e utente e ulteriormente per quanto riguarda tutti i progetti previsti dal PNRR che comunque hanno come sua principale missione quello di portare a un rinnovamento e a una digitalizzazione completa della pubblica amministrazione. Questo dice anche tante cose rispetto alle modalità di gestione, quindi alle modalità di reclutamento del personale, tutti elementi che tra l'altro anche dalla completa fotografia del nostro panorama istituzionale verranno fuori e che di cui magari avremo modo anche di parlare approfondendo nella mattinata, mano a mano che emergono gli elementi della presentazione. Io mi fermerei qui in questa prima quadro introduttivo, ci sono altri elementi che sicuramente potremmo aggiungere nel dibattito di questa mattina. Io intanto però chiederei al professor Francesco Kelly, direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat, di prepararsi per il suo intervento, in modo che possiamo iniziare questa presentazione effettivamente delle prime emergenze del nostro censimento permanente, proprio partendo dal valore conoscitivo che ha questo censimento permanente delle istituzioni pubbliche. Se il professor Kelly prende la parola, vedo se la regia ce l'ho presenta, credo abbia anche delle slide. In questo momento il professor Kelly si è disconnesso, si riconnetterà. Vedo, probabilmente c'è un problema di collegamento. Beh, allora consentitemi di aggiungere due spunti per magari avere come elementi di riferimento, anche per capire come questa trasformazione è avvenuta e come dovrà avvenire. Non dimentichiamoci che quello a cui facevo riferimento, e cioè la necessità di intervenire in corso d'opera per affrontare lo shock pandemico, ha voluto dire tante cose, no? Ha voluto dire, come dicevamo, una modalità diversa di interlocuzione tra cittadino e pubblica amministrazione, tra imprese e pubblica amministrazione. Non dimentichiamoci che in quella fase abbiamo dovuto adottare delle misure che oggi forse sembrano già o sono già superate, no? La sospensione dei tempi sui procedimenti amministrativi, la sospensione delle sanzioni, la sospensione delle procedure concorsuali, e in realtà la risposta che noi abbiamo dovuto dare è una risposta che trova un suo compimento solo appunto in questo processo di accelerazione digitale. Ci sono altri elementi ancora sui modelli organizzativi che potremmo aggiungere, ma vedo che il professor Kelly si è collegato e quindi gli do immediatamente la parola per il suo intervento. Grazie. Grazie al direttore
generale Michele Camisasca per questa introduzione. Io penso, volevo cominciare dalla fine, sarò molto breve. Innanzitutto, come sapete, tutto questo materiale che presenteremo durante questa mattinata sarà a disposizione sul sito dell'Istat e quindi ne potete fruire scaricandolo, riguardandolo e senza nessun problema. Quindi cercherò di essere molto più breve nella mia presentazione, ma credo sia efficace partire proprio dalla fine della presentazione. Quindi dicendovi che la terza edizione della rilevazione censuaria, che ha una data di riferimento al 31/12/2020, è stata effettuata dal 18 marzo al 15 settembre 2021. A 3 mesi dalla chiusura della rilevazione, oggi sono diffusi i risultati preliminari focalizzati sulle tematiche dello smart working e impatto Covid-19 e della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il report è diffuso oggi sul sito Istat, cioè 90 giorni dal termine della rilevazione censuaria multiscopo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è stata una rivoluzione, una totale rivoluzione nella metodologia, nell'organizzazione, nella costruzione, nella filosofia, se volete, possiamo dire così, dei censimenti, che ci ha portato per l'appunto a fare queste cose che prima si facevano in tempi molto lunghi e adesso si fanno con molta rapidità, diciamo. Un attimo che provo a condividere lo schermo, così passiamo alle mie slide. Ecco, io vi parlerò, diciamo, molto rapidamente di questo, di che cosa significa questa rivoluzione e qual è la strategia del censimento permanente delle istituzioni pubbliche, ma che è un po' la strategia di tutti i censimenti permanenti. Le informazioni riguardanti gli aspetti strutturali, organizzativi e i comportamenti delle istituzioni pubbliche non trovano un quadro di riferimento comune nelle statistiche comunitarie, a differenza di altri domini. Negli ultimi anni l'Istat ha riorganizzato il sistema delle statistiche sulle istituzioni pubbliche in modo coerente con il resto delle statistiche economiche, seguendo il modello produttivo imperniato sul sistema integrato dei registri. La strategia unica per tutti i censimenti permanenti sulle unità economiche è basata sulla combinazione di registri statistici che sono realizzati attraverso l'integrazione di fonti amministrative armonizzate all'interno di un quadro concettuale e di misurazione rigoroso e coerente e quindi sulla combinazione di registri statistici e di una rilevazione diretta tematica multiscopo triennale che completa il quadro informativo del censimento. Rispetto ai vecchi censimenti abbiamo molta più informazione, meno costi, i dati sono, c'è una maggiore rilevanza nelle informazioni che forniamo, aumenta la ricchezza informativa, l'accuratezza statistica e diminuisce il burden sui rispondenti. Sembra un paradosso, ma effettivamente questa integrazione tra registri e indagini ha portato questa grandissima innovazione. Ecco, qui vedete rapidissimamente, vedete l'anno di svolgimento delle rilevazioni multiscopo, che come vedete vengono fatte per il censimento delle imprese, delle istituzioni pubbliche di cui parliamo oggi e delle istituzioni non profit. Il censimento delle istituzioni pubbliche è stato spostato, come vedete, dal 2020 al 2021, come vi ho detto un minuto fa. Bene, queste sono le due colonne, registri, rilevazione censuale multiscopo, ma vado rapidamente. Tra queste due colonne esiste, cioè abbiamo costruito anche il tempio sopra, col tetto, ma comunque, tra queste due colonne esiste una continua sinergia, continua, che ci permette di verificare la copertura del registro statistico, ci permette di costituire la lista di partenza della relazione censuaria e compiere quelle operazioni complesse di integrazione e riconciliazioni tra registro e rilevazione censuaria. Come vedete c'è una interazione circolare continua.
vado rapidamente perché poi moltissime cose saranno dette. Questo è il campo di osservazione, mi sembra molto rilevante, il campo di osservazione del registro base delle istituzioni pubbliche. C'è una parte maggioritaria che è la lista S13, tranne 3.000 unità di natura giuridica pubblica che non fanno parte di questa lista, per il resto il campo per la gran parte è coperto da questa lista S13. Non voglio addentrarmi in tante informazioni interessanti che poi saranno dati dai colleghi della direzione centrale della statistica economica, il dottor Rapidi, il dottor Faramondi, la dottoressa Bernstein, ma soltanto farvi vedere rapidissimamente questa tabella in cui vedete sono amministrazioni centrali, amministrazioni territoriali e locali, enti previdenziali, in generale tutto il totale della S13, altre istituzioni pubbliche non S13, che sono quelle 3.000 che dicevamo prima, e però vi inviterei a guardare i dipendenti medi per istituzione che mostrano con cinque numeri, una grandissima variabilità intorno alla media che è di 260 circa, 58 dipendenti. Quindi capite che stiamo studiando una realtà profondamente eterogenea, anche se parliamo della pubblica amministrazione. Questo ve l'ho già detto, quindi mi rimane solo di ringraziarvi per l'attenzione, dicendovi che l'impegno pluriennale dell'Istat è solido e serve a fornire al Paese informazioni dettagliate sulle istituzioni pubbliche, e nel 22 e nel 23 offriremo importanti ampliamenti dell'infrastruttura dei registri e quindi diffonderemo nuovi dati. Oggi diciamo che questo è un anticipo di tutto quello che poi sarà diffuso nel prossimo anno e nell'anno successivo. Di nuovo grazie, spero di essere stato nei tempi, non aver sforato, e vi saluto di nuovo a tutti e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Francesco Kelly, grazie per il tuo intervento, e credo che questo aspetto sottolineato in conclusione, legato alla tempestività e quindi alla riflessione che anche dentro l'Istat facciamo continuamente rispetto a come essere sempre più rapidi, sempre più tempestivi nell'elaborazione dei dati raccolti per fornirli in tempo reale al Paese, sia uno degli elementi principali su cui affrontare anche la riflessione di oggi. Credo che la spinta alla velocità di esecuzione di una serie di interventi a cui il Paese ci sta chiamando, nonché la percezione da parte della collettività di quanto siano importanti i dati di riferimento, i dati di conoscenza da cui partire per prendere soluzioni di policy, sia una delle sfide a cui dobbiamo essere veramente pronti a rispondere. E proprio per questo anche questa riduzione dei tempi tra la conclusione delle rilevazioni e la prima diffusione dei dati rilevati sia uno degli elementi positivi che sono emersi dalle riflessioni post pandemia, e questa è una sfida che l'Istituto naturalmente affronta tutti i giorni. Altrettanto quindi importante è quello che si dice, la conoscenza della serie storica, la conoscenza dell'evoluzione di alcuni di questi dati, e quella che io vorrei chiamare in qualche modo la carta d'identità delle istituzioni pubbliche, quella che è una fotografia che naturalmente in evoluzione non può che partire da un'analisi della struttura
della composizione degli organi di amministrazione, nonché delle organizzazioni stesse dal punto di vista delle risorse umane, delle nostre istituzioni, anche evidenziando qual è e qual era la situazione prima della pandemia. Questo è l'oggetto della presentazione che il collega Fabio Rapiti presenta, e quindi direttore centrale per le statistiche economiche dell'Istat. Spero che sia collegato, vediamo se la regia ce lo propone. Benvenuto Fabio, ecco, e ti lascio subito la parola per la tua presentazione proprio dal titolo Struttura e risorse umane delle istituzioni pubbliche prima dell'emergenza sanitaria. Grazie, a te la parola. Grazie direttore. Allora condivido subito le slide della mia presentazione, eccole. Quindi abbiamo detto, spero che si riescano a vedere, abbiamo detto appunto è una fotografia al 2019, cioè immediatamente prima della emergenza sanitaria. Allora, questa presentazione, come dire, segue quella del professor Kelly e serve allo scopo, diciamo, di illustrare le potenzialità del primo pilastro, no? I pilastri del censimento permanente sono due, il registro, i registri e la rilevazione censuaria. I miei colleghi dopo tratteranno i dati preliminari della rilevazione censuaria che abbiamo chiuso appunto a settembre e io invece affronto molto brevemente le potenzialità, diciamo, del registro base delle istituzioni pubbliche e la stima dell'occupazione grazie all'integrazione con altri registri di cui parliamo. Parliamo di registri che coprono l'intera popolazione, non solo delle istituzioni, ma dei lavoratori sottostanti a queste istituzioni. Questo è molto importante. Quindi accenno alla struttura e alle dimensioni delle istituzioni pubbliche, alle caratteristiche del personale, toccando appunto, guardando la forma giuridica delle istituzioni pubbliche, l'età, il genere, la qualifica, il titolo di studio. E infine diamo uno sguardo al contesto, quindi alla differenza tra il pubblico e il privato e ai dati, alcuni dati OCSE. Molto brevemente, alcune definizioni e copertura. Il registro di base delle istituzioni pubbliche, diciamo la copertura l'ha descritta il professor Kelly. In questo caso definiamo, diciamo, come definiamo i dipendenti, che è poi la variabile principale che andiamo a vedere e che ci consente di misurare la dimensione delle istituzioni pubbliche, e la misuriamo attraverso le posizioni lavorative dipendenti in media annua e seguendo, diciamo, le tradizionali definizioni coerentemente con tutti gli altri registri delle unità economiche. E quindi diciamo includiamo in questa definizione tutti i tipi di lavoro subordinato, tempo determinato, indeterminato e tutti i rapporti tra l'individuo e le unità istituzionali secondo le definizioni statistiche standard del sistema dei conti nazionali o delle classificazioni internazionali. Quindi copriamo tutti i dipendenti a prescindere dal contratto, quindi non solo il contratto del pubblico impiego che è prevalente, ma anche i contratti della disciplina pubblicistica come forze armate, polizia, vigili del fuoco, eccetera, ma anche quelli di natura privatistica, perché come ha accennato il professor Kelly, noi abbiamo anche un insieme di imprese di capitali che sono sotto il controllo pubblico, che hanno una funzione importante, pur non essendo di natura giuridica pubblica. E brevemente le fonti del registro sono, questo è molto importante, la gran parte dei dati, l'87,6% delle posizioni lavorative, il 99,8% delle unità vengono dal nuovo, diciamo ormai non più nuovo, registro tematico del lavoro, opportunamente aggregati, sono dati quindi individuali dei lavoratori aggregati per unità istituzionali. E l'altra fonte importante è il conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato. Altre fonti sono ovviamente la rilevazione censuaria stessa triennale e un'altra indagine che l'Istat effettua, che è la rilevazione cosiddetta RIDQE su alcune istituzioni S13, appunto rilevazione di informazioni, documenti e dati per la classificazione delle unità economiche. Ovviamente per arrivare a queste stime dell'occupazione c'è anche un'integrazione continua e riconciliazione con la rilevazione censuaria. Allora, presentiamo subito
i numeri. Allora, a sinistra vedete in basso, diciamo, c'è una tabella e c'è il numero delle istituzioni e la percentuale, l'incidenza, e a destra avete invece il numero di dipendenti e l'incidenza. Sopra avete le due grafici a torta che illustrano più facilmente, diciamo, queste informazioni. Come potete vedere, i comuni, che sono 7.900, poi ci sono l'unione di comuni, e sono tanti, ma hanno un'occupazione ovviamente piuttosto ridotta. Sono alcune grandi istituzioni, come ben noto, che coprono gran parte, diciamo, occupano gran parte del personale dipendente. Sono amministrazioni dello Stato, organi costituzionali, al cui interno includiamo i grandi ministeri, quindi il Ministero della Difesa, dell'istruzione, qui ci sono anche tutte le scuole, e quindi quasi un terzo dell'occupazione, diciamo, dei 3 milioni, quasi 3 milioni e mezzo dell'occupazione. Abbiamo detto, le istituzioni sono 13.400, e ovviamente questo, una gran parte anche, ve lo segnalo, il 18% è nelle aziende sanitarie, copre, quindi una parte importante è anche nella sanità. Quindi, diciamo, c'è una dimensione piuttosto diversificata della dimensione, quindi ci sono comuni piccolissimi, ma anche altri tipi di istituzioni con un dipendente, o addirittura istituzioni senza dipendenti, perché per esempio unione di comuni spesso, comunità montane, usufruiscono di personale di altre istituzioni, e invece istituzioni gigantesche. Se andassimo a guardare anche l'attività economica, vedremo che anche l'attività economica è molto variegata e non è assimilabile alla sola amministrazione pubblica, come abbiamo in mente, in modo un po', come dire, stereotipato. Per cui in realtà la realtà delle istituzioni pubbliche è più complessa, diciamo, di quello che è possibile normalmente immaginare. Allora, andiamo a vedere molto rapidamente alcuni dati, però, che ci danno il quadro della situazione, appunto, nel 2019 sul personale. Allora, noi abbiamo qui questi grafici a torta ci illustrano un problema, il problema dell'invecchiamento. Vedete a sinistra il totale delle istituzioni pubbliche, noi abbiamo una percentuale del 57% del personale che ha più di 50 anni, una quota di personale giovane tra i 15 e i 29 solo del 4%. A destra vedete alcune istituzioni, in particolare vi segnalo le regioni, dove la quota di personale anziano è altissima, è al 70%, ma anche l'università al 61%, i comuni al 68%. In questi tre, diciamo, segmenti delle istituzioni pubbliche quasi non ci sono giovani, cioè nelle regioni, nei comuni e nelle università. E ci sono invece un pochino, una percentuale un po' più elevata della media, nelle amministrazioni dello Stato, quindi nei ministeri, nelle scuole, e anche nelle società di capitale. In alto a destra vedete c'è la torta delle società di capitale, lì che è una, ovviamente sono istituzioni con una natura privatistica, ma che svolgono funzioni pubbliche, finalità pubbliche, lì c'è una quota di giovani più elevata. Quindi emerge un grave problema di ben noto problema, diciamo, di età avanzata. Qui possiamo guardare invece i titoli di studio sempre per istituzioni. A sinistra abbiamo la torta per il complesso delle istituzioni pubbliche, quindi in generale c'è un livello, guardate la fetta viola di lauree magistrali piuttosto elevate, 32%, c'è un livello del 10% di laureati di primo livello, c'è anche un 3% di dottorati, con il dottorato di ricerca. Ma questo discreto livello di titoli di studio è in realtà si differenzia abbastanza tra le varie istituzioni. Ancora una volta, se andiamo a prendere i comuni, che è la torta all'angolo in alto a destra, la quota di laureati è molto inferiore alla media, è il 23%, anche le lauree di primo livello, e ci sono delle differenziazioni. Ovviamente, se guardiamo all'università pubblica, c'è anche un grande quota di personale, ovviamente con il dottorato, quindi una situazione diversificata a seconda della tipologia di istituzione. Qui guardiamo velocemente invece due caratteristiche, il genere e la qualifica. Le donne sono ovviamente la gran parte del personale, prevalgono
nelle istituzioni pubbliche, sono il 57% quasi, sono 1.970.000, ma pur rappresentando la maggioranza sono molto meno rappresentate fra i dirigenti. Nel complesso, come abbiamo visto prima, qui a destra abbiamo il totale delle istituzioni pubbliche, abbiamo i due rettangoli, che rappresentano, diciamo, in rosso la quota dirigenti, sono percentuali, quindi per le donne e per gli uomini, se per gli uomini siamo al 9,8% i dirigenti, la percentuale di dirigenti sul totale del personale, le donne è meno della metà, il 4,4%. Queste quote si differenziano nei vari comparti, diciamo, per esempio ovviamente nel Servizio Sanitario Nazionale la quota di dirigenti è molto più alta perché sono dirigenti ovviamente i medici, ma anche lì la differenza tra uomini e donne è molto elevata, è quasi il doppio. Insomma, questa caratteristica che le donne hanno, diciamo, hanno una quota di dirigenti circa la metà o anche meno rispetto agli uomini in tutti i segmenti delle istituzioni pubbliche. Ovviamente poi i dirigenti sono più alti in alcune, cioè il numero di dirigenti è più alto in alcune amministrazioni, abbiamo detto non solo la sanità ma anche le amministrazioni dello Stato. Allora, qui velocemente provo a contestualizzare questi dati confrontandoli in modo perfettamente omogeneo con quelli del settore privato. Parliamo del settore privato extra-agricolo, quindi industria, costruzioni e servizi, che è quello che noi chiamiamo ASI occupazione. Allora, che cosa possiamo osservare? In alto a sinistra abbiamo la distribuzione dei dipendenti per età, cioè quello che abbiamo visto ovviamente nel settore pubblico, in cui abbiamo quasi un 57% di dipendenti ultra cinquantenni, non è così nel settore privato. Nel settore privato c'è una maggiore fetta di personale giovane, diciamo, non solo di età 30-49, ma anche questo in azzurro, il 16,7% sono occupati che hanno meno di 29 anni. Quindi c'è una bella differenza tra il settore pubblico e il settore privato, anche, questo è anche ben noto, sotto il grafico sotto vedete il genere, insomma, come abbiamo detto prima, le donne sono la maggioranza dei dipendenti, circa il 57% nel settore pubblico, mentre nel settore privato prevalgono gli uomini quasi al 59%, quasi al 60%, e sulla destra invece vediamo la distribuzione dei titoli di studio tra pubblico e privato, e ovviamente vedete la fetta verde che sono le lauree magistrali, sono molto, la quota di dipendenti con la laurea è molto più ampia nel settore pubblico rispetto al settore privato, anche la quota di laureati di primo livello, che è quella blu, che è il 10% nel settore pubblico, nel settore privato è molto più piccola, è il 4,8%, ovviamente nel settore privato vedete l'arancione che è molto grande, il 29,4% sono i diploma di scuola secondaria di primo grado, la terza media, insomma. Quindi il livello di istruzione, diciamo, da questo confronto più che emergere che il settore pubblico ha un elevato livello di titoli di studio, emerge che il settore privato italiano ha un basso livello di titoli di studio. Molto velocemente, per inquadrare a livello internazionale, questi sono grafici che ho ripreso dall'ultimo Government at Glance, che è una pubblicazione dell'OCSE, molto interessante, è uscita questa scorsa estate appunto. A destra in alto, il primo grafico, questo all'angolo destro in alto, mostra la percentuale di personale nel central government. Le fonti sono, diciamo, non sono sempre perfettamente confrontabili, ma sono abbastanza confrontabili, e che ci mostra la quota di personale con più nella central government, quindi nell'amministrazione pubblica, con oltre 55 anni. In rosso avete la media OCSE, e invece qui io vi ho evidenziato la prima con questo rettangolo blu l'Italia, la posizione dell'Italia, che appunto ha quasi 50% ed è il primo paese per personale molto anziano. In basso invece, subito sempre in basso a destra, avete l'equivalente, ma la stessa cosa è la quota di personale
tra giovane tra 18 e 34 anni. Anche qui vedete che l'Italia, rispetto alla media OCSE, rispetto a tutti gli altri paesi, non solo europei, ma OCSE, è l'ultima insieme alla Grecia, una quota bassissima di personale giovane. A sinistra in alto invece avete una un'altra indicazione interessante che sono basata su dati di contabilità nazionale, che è il settore pubblico in percentuale al totale dell'occupazione, quindi l'occupazione pubblica in percentuale rispetto al totale dell'occupazione. L'Italia è molto lontana dalla media OCSE, che è in rosso, quindi vedete il rettangolino blu molto a destra, vicino alla Turchia, al Messico, eccetera. In basso, a sinistra, vedete quest'ultima figura in cui si conferma quello che abbiamo visto nei dati Istat precedenti, in cui la posizione delle donne nelle posizioni dirigenziali è piuttosto bassa rispetto alla media OCSE, quindi questo dato, diciamo, si chiama Gender Equality in Senior Management, mostra come quello che abbiamo visto sui dati Istat è confermato anche da questi dati internazionali. Allora, per concludere, che cosa abbiamo visto molto rapidamente? Che le istituzioni pubbliche sono molto diverse in termini di strutture e dimensioni, non l'ho fatto vedere, ma c'è anche l'attività economica che le differenzia molto. E questo sguardo veloce a questa fotografia del 2019 ci conferma il problema dell'invecchiamento del personale, quindi età media dei 50 anni, mentre il settore privato ha un'età media del 42 anni, è molto diversa, 42,3. E scarsissima presenza di giovani, i titoli di studio abbastanza elevati, soprattutto in relazione al settore privato, ma in alcuni sottosegmenti delle istituzioni pubbliche, per esempio nei comuni, questi titoli di studio in realtà non sono così elevati. Ci sono tante donne nelle istituzioni pubbliche, ma poche dirigenti, quindi questi sono problemi che alla vigilia della pandemia, di cui va tenuto conto quando appunto ragioniamo su questa difficoltà delle amministrazioni pubbliche nell'affrontare, diciamo, una situazione di emergenza. Ultimo punto che è importante toccare è che appunto questi registri delle istituzioni pubbliche dell'occupazione, il registro tematico del lavoro, rappresentano un grande potenziale informativo che consentirà un'analisi al microscopio delle istituzioni pubbliche, non solo, e che sarà sfruttato pienamente dall'Istituto a regime dal 2022. Grazie. Grazie al direttore Rapiti, grazie per questa accurata rappresentazione della situazione della pubblica amministrazione ante-Covid. Io credo che prima di introdurre i prossimi due interventi, che poi entreranno nel cuore della presentazione di oggi, proprio raccontando ciò che è emerso da questo censimento svolto riferito al 2020 del censimento delle istituzioni pubbliche, qualche considerazione che emerge da questa rappresentazione. Intanto do il benvenuto a tutti coloro che si sono aggiunti alla nostra trasmissione. Sappiamo che col passare dei minuti sono anche molto aumentati. Li ringrazio, li saluto e saluto anche tutti coloro che seguiranno poi questa presentazione attraverso i canali digitali, ma successivamente alla diretta live di quest'oggi. Quali considerazioni? Certamente su il dato sull'anzianità della popolazione della pubblica amministrazione è un dato che fa molto riflettere ed è un dato che necessariamente impone e ha imposto all'attenzione di tutti il problema del reclutamento di nuova forza per la pubblica amministrazione. E il problema del reclutamento è un problema che è ridiventato importante ed è tornato nell'agenda pubblica, ed è tornato all'ordine del giorno dopo molti anni di cosiddette vacche magre, no? Dopo molti anni in cui si era bloccato il turnover e sembrava che il problema della pubblica amministrazione
fosse contenere i costi e non rinnovarla dal suo interno. Beh, l'emergenza pandemica credo che abbia in modo chiaro fatto capire quanto sia importante avere una pubblica amministrazione all'altezza e che cosa sia la pubblica amministrazione che deve essere all'altezza l'ha rappresentato molto bene l'intervento di Fabio Rapiti, perché quando parliamo di pubblica amministrazione parliamo di sanità, parliamo di sicurezza, parliamo di servizi, di tutto questo, e quindi questa esperienza tragica e drammatica della pandemia ci ha fatto capire che la pubblica amministrazione deve recuperare punti in qualità. E allora il tema del reclutamento è un tema che naturalmente si pone osservando quei dati, sia pur riferiti al pre-pandemia. E da questo punto di vista non possiamo non riconoscere che alcuni interventi normativi di snellimento delle procedure, l'introduzione delle tecnologie digitali proprio nello svolgimento dei concorsi sia un qualcosa che è diventato riforma praticata. E tutte le pubbliche amministrazioni in questo periodo di emergenza sanitaria hanno utilizzato nuovi strumenti e nuove forme per il reclutamento. Ma il tema del reclutamento della pubblica amministrazione, e poi passo subito la parola, io credo debba essere letto con i dati OCSE che ci sono rappresentati, e cioè anche con il tipo di competenza e di competenze che deve andare a cercare la pubblica amministrazione. Non è solo questione di numeri, non è solo questione di reintegrare organici che si sono ridotti per effetto dei pensionamenti e per effetto dell'anzianità, ma si tratta di capire dove e come reclutare competenze. Quindi anche il tema e l'intervento che recentemente il governo, il ministro della pubblica amministrazione ha voluto proporre in quest'ottica di snellimento del reclutamento sono sicuramente risposte a questo problema. E probabilmente però anche la questione dei titoli di studio è una questione che, e quindi un altro modo di leggere il concetto di competenza o competenze è un'altra questione molto importante. Ecco, non dimentichiamoci che in altri rapporti dell'Istat noi abbiamo osservato come solo nel 2020 oltre 540.000 giovani abbiano abbandonato gli studi, cioè il 13% dei 18-24 anni, e questo forse è un altro problema che ci dobbiamo porre sempre osservando e mettendo assieme i dati che la nostra osservazione propone. E non dimentichiamo anche il dato sui laureati che nel 2020 ha ulteriormente segnato una distanza tra il nostro paese e la media dell'Unione Europea dei 27, perché tra i laureati 25-64 anni nel 2020 in Italia siamo al 20% contro il 32,8% dei paesi UE. Allora, questo è un altro degli elementi che probabilmente ci deve far riflettere rispetto a cosa ha bisogno la pubblica amministrazione in questo momento e come può essere rafforzata in termini di competenze. Detto questo, credo che sia il momento di entrare nel cuore di ciò che ci restituisce questo censimento permanente delle istituzioni pubbliche, e quindi chiedo ai colleghi Faramondi e Bernstein, responsabili e ricercatori della Direzione Centrale delle Statistiche Economiche, di farci cogliere sotto questi due aspetti che cosa ci dice questo censimento, sia quindi gli aspetti della modifiche, dei cambiamenti nell'organizzazione del lavoro sono entrati, e il tema della digitalizzazione che abbiamo detto così importante e così forte anche rispetto alla prospettiva futura. Grazie di essere intervenuti, grazie per il lavoro che avete fatto naturalmente voi insieme ai vostri collaboratori e a tutto il sistema della raccolta dei dati, e naturalmente questi sono dati raccolti e forniti da colleghi della pubblica amministrazione che naturalmente ringraziamo anche in quanto rispondenti. Questo è un grande tema che noi in Istat continuamente osserviamo, perché tutti i colleghi della pubblica amministrazione hanno contribuito
a partecipare a questa raccolta di dati, a questa rilevazione, e a noi quindi il compito di fornirne alcune restituzioni. Grazie Alessandro, e a te subito la parola. Grazie direttore. Prima di iniziare e condividere, diciamo, la presentazione dei risultati, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare anche io tutti i colleghi che hanno reso possibile questo risultato, questo importantissimo risultato. Soli a mesi dell'azione stiamo sostanzialmente diffondendo i primi risultati. Questo è, diciamo, è particolarmente importante perché non è mai avvenuto nelle precedenti edizioni che così tempestivamente abbiamo messo a disposizione del Paese le informazioni della relazione. Allora, procedo a presentare qui con il... Sì, abbiamo anche qualche problema di audio, spero che possiamo risolvere, perché si sentiva un po' a scatti. Se intanto vai con la presentazione. Allora, ecco la presentazione. Questa è la fine? Questa è la fine, questo è l'inizio. Ok, vai, grazie. Perfetto. Okay. Allora... non vedo, non capisco perché non... problema. Ok. Hai già allora, spoilerato tutto. La presentazione che vado... spero che si veda bene. La sì. Presentazione che vado ad illustrare, quindi, prende spunto proprio dalla terza edizione della rilevazione del censimento permanente delle... istituzioni pubbliche, ed in particolare dalla nuova sezione, la sezione 8 della rilevazione, che abbiamo sviluppato insieme, in collaborazione con il Politecnico di Milano, e che prende in considerazione, diciamo, quella che è l'organizzazione del lavoro che si è avuta negli ultimi due anni. Quindi il focus è proprio sulla novità degli ultimi due anni nelle pubbliche amministrazioni, che è quella proprio dello smart working. Quindi vedremo lo smart working prima dell'emergenza sanitaria, lo sviluppo dello smart working, come si è attuato durante l'emergenza sanitaria, e quindi vedremo quelle che sono le prospettive, gli orientamenti delle istituzioni pubbliche nella fase, diciamo, post-emergenziale. Allora, per quanto riguarda, diciamo, prima di entrare nell'analisi dei risultati, direi di dare alcune informazioni di contesto. Allora, la terza edizione della rilevazione censuale delle istituzioni pubbliche si è svolta dal 18 marzo al 15 settembre del 2021, quindi siamo praticamente esattamente, la chiusura è 3 mesi fa. La data di riferimento del censimento è il 31 dicembre 2020, ovviamente salvo diverse indicazioni nei quesiti che abbiamo posto alle pubbliche amministrazioni. Le unità istituzionali in lista sono 13.043, il tasso di risposta, un tasso di risposta molto importante, il 94,2%. Quindi diciamo che sostanzialmente sono poco più di 700 le unità della pubblica amministrazione non rispondenti. Come già dicevo, la principale novità è proprio la nuova sezione sulle strategie e sostanzialmente quindi sull'attuazione dello smart working in questi due anni. E un caveat, diciamo una sottolineatura che vado a fare prima di presentare i risultati, è che nei dati che vado a presentare non sono comprese le forze armate, le forze di sicurezza e le istituzioni scolastiche. Allora, come dicevamo, vediamo innanzitutto qual era la situazione dello smart working prima dell'emergenza sanitaria. Ebbene, le istituzioni pubbliche che avevano adottato iniziative di smart working nella fase pre-pandemica, quindi fino sostanzialmente al
dicembre del 2019 erano il 3,6. Le percentuali ovviamente sono molto differenziate, sia una situazione, come vedete anche dal grafico, molto eterogenea. Abbiamo una maggiore propensione nei ministeri, dove la percentuale arriva quasi al 70%, e alle agenzie dello Stato, dove si attesta intorno al 50%, mentre nei piccoli comuni la percentuale di comuni che avevano attivato e adottato iniziative di smart working sono molto contenute, il 2,1% tra i comuni fra 5.000 e 20.000 abitanti e addirittura l'1,5% nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Ovviamente la situazione è cambiata drasticamente con la crisi sanitaria e sostanzialmente il lavoro agile o smart working, appunto, da modalità straordinaria è divenuto la modalità ordinaria della prestazione dell'attività lavorativa sostanzialmente in tutte le pubbliche amministrazioni. A dicembre 2020, che è il periodo di riferimento della nostra rilevazione, 6 istituzioni pubbliche su 10 avevano previsto una quota minima di lavoratori tenuti a recarsi nella sede di lavoro, mentre le restanti 4, diciamo, unità non avevano stabilito alcuna soglia a priori, e quindi era anche possibile che sostanzialmente nessuno andasse fisicamente al lavoro. Dal punto di vista della quota, la percentuale di persone, la percentuale minima di lavoratori che sono stati in presenza nel periodo, appunto, di dicembre 2020 era di circa il 15%. E questa percentuale abbiamo visto che sostanzialmente si pone in relazione alla dimensione degli enti. Infatti, se vedete nella penultima colonna della tabella presentata, c'è una relazione, diciamo, decrescente, nel senso che al diminuire della dimensione delle unità istituzionali aumenta la percentuale di lavoratori che erano sostanzialmente in presenza, e nella classe più piccola, quindi le istituzioni pubbliche con meno di 9 dipendenti, la percentuale di persone in presenza nel periodo dicembre 2020 arrivava al 35%, 35,4% per l'esattezza. Allora, l'attuazione, ovviamente, il passaggio, l'essere passati alla nuova modalità di lavoro, ha comportato da parte delle pubbliche amministrazioni un importante investimento in tecnologia. Come tutti, ormai tutti abbiamo preso dimestichezza con tutta una serie di strumenti, di software, e quindi siamo andati a vedere come si sono comportate le pubbliche amministrazioni rispetto proprio a questo investimento tecnologico. Ebbene, per quanto riguarda la messa a disposizione dei dispositivi hardware, il 47,6% delle istituzioni pubbliche hanno fornito dispositivi hardware ai dipendenti che non avevano dotazioni personali. Quindi parliamo di personal computer, parliamo di webcam, parliamo di cuffie e microfoni, insomma tutti quegli strumenti che ci servono proprio per connetterci in remoto. Le amministrazioni, diciamo, che sono state più virtuose in questa attività sono state le amministrazioni del Friuli Venezia Giulia, dove la percentuale si è attestata intorno al 71%, l'Emilia Romagna al 64,6% e il Lazio al 60,1%. Altro aspetto importante di investimento è stato la messa a disposizione, la dotazione che consentono l'accesso sicuro ai dati da remoto, quindi anche in questo caso dei termini che ormai sono diventati
di ordine comune per tutti noi, quindi VPN, VDI e quant'altro, ebbene, le amministrazioni che hanno fornito queste dotazioni sono il 57,8%. Le più virtuose in questo caso sono le amministrazioni di Bolzano con il 78,5%, Trento 77% e l'Emilia-Romagna 72,8%. L'ultimo ambito di interesse che abbiamo analizzato in questo senso è le dotazioni software per collaborare a distanza, quindi sostanzialmente web conference, quello che stiamo facendo oggi, instant messaging o web call, insomma tutte quelle attività che ci consentono di lavorare da remoto. Ebbene, il 51,6% delle pubbliche amministrazioni a dicembre 2020 aveva fornito dotazioni software di questo tipo. Le amministrazioni più virtuose sono ancora quelle di Bolzano, 68,2%, ritroviamo anche in questa classifica l'Emilia-Romagna, 67,2%, e il Lazio, 63,2%, scusate. Altro aspetto fondamentale è stato il fatto che ovviamente per lavorare con questi nuovi strumenti c'era la necessità di nuove conoscenze da parte di tutti noi. E come ricorderemo nella fase proprio iniziale dell'avvento della crisi sanitaria, c'è stata una forte attività di autodidatti, cioè siamo stati tutti un po' autodidatti e ci siamo un po' attrezzati da soli, ma poi ovviamente le amministrazioni si sono organizzate e hanno fornito delle attività, delle iniziative di formazione e comunicazione proprio per consentire ai lavoratori un miglior utilizzo, un utilizzo più efficace degli strumenti tecnologici messi a disposizione. A dicembre 2020 era il 53,4% le amministrazioni pubbliche che avevano adottato almeno un'iniziativa di comunicazione o formazione. I meno attivi erano stati i piccoli comuni, con quei comuni sotto i 5.000 abitanti, con il 42,8% di comuni che avevano sostanzialmente attivato iniziative di formazione, mentre le più performanti erano state le università e le amministrazioni centrali rispettivamente con il 95,7% e l'88,2%. Come era stato detto già negli interventi che mi hanno preceduto, un aspetto importante del passaggio alla nuova modalità di lavoro è stato quello di capire gli effetti che questa nuova modalità ha portato nelle pubbliche amministrazioni su quelli che sono gli aspetti principali, quindi la produttività del lavoro, la soddisfazione del benessere dei lavoratori, i servizi erogati ai cittadini, ed è proprio su questi tre ambiti che nella nostra rilevazione abbiamo voluto rilevare se le amministrazioni si stavano attivando per monitorare questi effetti. Ebbene, il risultato è che il 34,2% delle pubbliche amministrazioni ha messo in piedi delle attività di monitoraggio quantitativo o qualitativo per valutare gli effetti della nuova modalità sulla produttività dell'ente, il 28,6% ha attivato iniziative di monitoraggio per verificare gli effetti sulla soddisfazione e il benessere dei lavoratori e poco meno del 28% ha attivato iniziative per monitorare l'effetto sui servizi erogati a cittadini ed imprese. Vediamo gli esiti ora di questo monitoraggio. Allora, prima di entrare ovviamente nella
nell'analisi dei dati è importante diciamo sottolineare un aspetto rilevante. Ovviamente qui analizziamo i dati che fanno riferimento solo alle amministrazioni che hanno fatto il monitoraggio. Questo significa che sostanzialmente parliamo di un 30% delle amministrazioni pubbliche e ovviamente questo potrebbe anche comportare un effetto di autoselezione, cioè potrebbero ovviamente essere quelle amministrazioni, se vogliamo, più virtuose. Poi c'è anche un tema che è quello che ovviamente ci può essere un effetto di distorsione dovuta all'autovalutazione, perché ovviamente noi stiamo chiedendo alle amministrazioni di valutare in sostanza se stesse, quindi ci può essere anche un effetto legato appunto proprio all'autovalutazione. Quindi l'idea e il suggerimento è quello di prendere queste informazioni diciamo con una certa, questi dati con una certa cautela. Quello che è importante che sottolineerei è più che i numeri la gerarchia che emerge, no? E quindi abbiamo che quasi il 70% delle amministrazioni pubbliche ha valutato un impatto positivo sulla soddisfazione e sul benessere dei lavoratori, quindi al secondo posto con il 45% sono stati riscontrati effetti positivi sulla produttività dell'ente e poco meno del 35% delle amministrazioni pubbliche, quindi diciamo comunque nella gerarchia troviamo all'ultimo posto le amministrazioni pubbliche che hanno riscontrato effetti positivi sui servizi erogati a cittadini ed imprese. In questo caso il 53,6% non ha rilevato nessun impatto e l'11,8% ha rilevato un impatto negativo. Ripeto, la cosa importante più che i numeri in sé sono proprio è l'ordine della gerarchia, ordine che in realtà abbiamo visto che è presente in quest'ordine, quindi al primo posto per effetto positivo troviamo la soddisfazione sul benessere dei lavoratori, al secondo posto la produttività dell'ente e all'ultimo posto i servizi erogati ai cittadini. Questa gerarchia, come dicevo, la ritroviamo in tutte le tipologie di istituzioni pubbliche. Altro elemento che è importante è che in alcuni casi questa la distanza tra le incidenze, quindi tra il primo, per esempio, e il terzo posto, aumenta in modo significativo. In particolare nelle amministrazioni centrali e nelle province abbiamo che quasi la totalità delle istituzioni, rispettivamente il 95 e il 93,6%, riscontra un effetto positivo sulla soddisfazione del benessere dei lavoratori, mentre le stesse istituzioni, per le stesse tipologie di istituzioni, solo il 23,5% riscontra effetti positivi, diciamo, sui servizi erogati. Quindi, in conclusione, almeno in quest'ambito, potremmo dire che sicuramente gli effetti positivi, diciamo, sui servizi erogati sono la parte un po' più critica ed è la parte, diciamo, che effettivamente può avere degli incrementi e dei miglioramenti importanti. Allora, abbiamo visto la situazione nella fase pre-pandemia, nella fase pre-emergenza, poi abbiamo visto qual è la situazione durante l'emergenza sanitaria, adesso vediamo qual è, diciamo, l'orientamento, le prospettive nella fase post emergenziale. E allora che cosa abbiamo chiesto alle amministrazioni pubbliche? Di dirci se erano sostanzialmente favorevoli all'adozione di iniziative strutturate di smart working nella fase, diciamo, al termine dell'emergenza sanitaria. I risultati sono qui riportati. Il 20% delle istituzioni pubbliche si è dichiarata favorevole
adottare iniziative strutturate di smart working in forma stabile dopo la fase emergenziale, il 55% ha mostrato un'incertezza, dicendo appunto che vanno fatte ancora delle valutazioni, quindi ha rimandato la decisione a valutazioni successive, e il 25% ha dichiarato di essere contrari all'adozione dello smart working nella fase post emergenziale. Queste considerazioni ovviamente vanno considerate rispetto al tempo che sono state chieste, quindi diciamo queste vanno incasellate nel periodo marzo-settembre 2021, quindi sono le opinioni di quel periodo lì. È importante sottolineare la forte variabilità di comportamento tra le diverse tipologie di istituzioni pubbliche, più propense all'utilizzo del lavoro agile in forma strutturata le amministrazioni centrali, dove la quota di favorevoli è l'85%, le università anch'esse l'85% e le città metropolitane il 78,6%. Sul fronte opposto, al di sotto del valore medio 20,3%, si collocano gli enti pubblici non economici, dove solo il 18,8% è favorevole a una adozione in modo strutturato dello smart working, e i comuni con meno di 5.000 abitanti, dove la quota scende al 12,8%. Allora, evidentemente il poter adottare in forma strutturata in un futuro lo smart working può avere effetti anche su altri ambiti, e proprio di questo abbiamo cercato di capire qual è l'orientamento delle pubbliche amministrazioni. Quindi un ambito è sicuramente quello degli spazi di lavoro, quindi abbiamo chiesto se sono orientate, laddove dovessero attivare delle iniziative di smart working strutturato, delle iniziative di riprogettazione o interventi sugli spazi di lavoro. E diciamo che il 14,1% prevede di effettuare una riprogettazione degli spazi per ottenere ambienti differenziati. In tal senso si fa riferimento anche al fatto che possano essere ridefiniti i contratti di affitto. Un altro tema importante, ovviamente connesso con la nuova modalità, è la valutazione delle performance. Abbiamo chiesto se c'è intenzione di definire nuovi strumenti di valutazione delle performance delle risorse umane. E tra marzo e settembre il 14,7% delle istituzioni ha sostanzialmente detto che ha introdotto o comunque prevede di introdurre nuovi strumenti di valutazione. Andiamo a chiudere, Alessandro, per favore. Andiamo a chiudere. Grazie. Un ultimo ambito è quello delle competenze digitali. Abbiamo chiesto se sostanzialmente è importante per le amministrazioni poter acquisire nuove competenze digitali proprio connesse a questa nuova modalità di lavoro, e in tal senso il 40% delle amministrazioni si è detta favorevole. Questo aspetto della digitalizzazione ovviamente è molto importante, non solo per lo smart working, ma proprio un driver fondamentale per le pubbliche amministrazioni, e quindi il prossimo approfondimento è proprio sull'evoluzione e sullo stato dell'arte dell'evoluzione digitale nella pubblica amministrazione. Grazie per l'attenzione a tutti. Grazie Alessandro, grazie dottor Faramondi. Quindi subito chiedo a Isa Bernstein di prepararsi, perché proprio questo tema dell'evoluzione digitale della PA è l'oggetto del suo intervento. Tema delle competenze, tema di che cosa vuol dire digitalizzare la pubblica amministrazione, qual è lo stato dell'arte, e sapendo che non dobbiamo solo trasportare su digitale processi che sono nati cartacei, ma forse dobbiamo metterci nell'ottica di pensare processi e procedure nativi digitali. Forse questa è la sfida che abbiamo davanti. Siamo leggermente in ritardo, però i 10-12 minuti previsti sono a tua disposizione, Elisa. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Mi sentite bene?
Allora, sì, procedi. Perfetto. In questa presentazione vediamo quali sono le evidenze emerse dalla rilevazione censuaria per quanto riguarda l'evoluzione digitale della PA. Sappiamo, è stato detto, è noto che la trasformazione della PA in chiave digitale è una priorità del PNRR e la rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche rappresenta un utile strumento di monitoraggio di questo processo di trasformazione in corso. Per cui in questa presentazione vediamo qual è il livello raggiunto nel 2020 e vediamo qual è stata l'evoluzione rispetto alla precedente edizione con la data di riferimento del 2017, per vedere proprio qual è stato l'impatto che ha avuto l'emergenza sanitaria. Questo è un quadro di sintesi dei livelli di utilizzo delle diverse tecnologie digitali e vediamo che se il web ha raggiunto una copertura che è prossima al 100% in tutta la PA, è invece il 44% delle istituzioni a utilizzare i servizi in cloud. E vorrei porre l'attenzione sul fatto che un obiettivo del programma di innovazione digitale Italia Digitale 2026 è portare il 75% delle istituzioni pubbliche entro il 2026 a utilizzare servizi in cloud. Colpisce in questo grafico il largo impiego dei social media, sono 6 istituzioni su 10 che lo utilizzano, mentre la metà, il 30%, utilizza applicazioni mobile. Rimane un utilizzo di nicchia quello delle tecnologie più avanzate come Big Data e Internet of Things. Siamo a valori 6,4 e 7%. Se appunto quello è il quadro di insieme delle istituzioni pubbliche, abbiamo detto nelle precedenti presentazioni come l'amministrazione pubblica sia sfaccettata e complessa, quindi possiamo vedere quali sono i profili digitali delle diverse tipologie istituzionali e vediamo come l'università pubblica si confermi un polo di eccellenza direttamente impegnata sul fronte dell'innovazione e della digitalizzazione perché presenta livelli molto elevati di utilizzo in tutte le tecnologie, anche appunto nell'analisi dei big data che arriva al 38,6%, nell'Internet of Things 28,6%. Le amministrazioni centrali dello Stato hanno dei profili avanzati, l'abbiamo visto nella precedente presentazione del dottor Faramondi, come si sono attivate molto sotto il profilo tecnologico nel periodo dell'emergenza sanitaria e raggiungono il massimo utilizzo dei big data, che è una delle nuove frontiere. È interessante porre l'attenzione sulle aziende del sistema sanitario nazionale che hanno dei profili un po' più contenuti, però sempre superiori alla media. Se passiamo invece ad analizzare le amministrazioni locali, cambia un po' il quadro nel senso che emerge una maggiore eterogeneità. Abbiamo dei profili avanzati nelle giunte e consigli regionali molto avanzati e anche nelle città metropolitane delle ottime performance, per esempio nell'utilizzo del cloud che è arrivato al 93%, e invece una situazione di maggiore ritardo, valori più bassi nelle comunità montane e nei comuni. Corro perché appunto i tempi sono stretti. Questa è la situazione invece a livello territoriale. Cosa emerge a livello territoriale? Che in determinati segmenti come il cloud e nelle applicazioni mobile, il nord-est, le regioni del nord-est e del centro hanno delle migliori performance con livelli superiori alla media. Invece sono in maggiore ritardo le regioni del nord-ovest, dove l'incidenza dei piccoli comuni. Il centro si distingue, spicca in questo grafico per l'utilizzo nei social media, sono 3 istituzioni su 4 e anche diciamo nell'utilizzo dei big data, arriviamo a delle punte del 10% in Toscana e Lazio. Se vediamo questa eterogeneità di digitalizzazione, di profili digitali, dobbiamo capire quali sono le barriere, gli ostacoli alla digitalizzazione
e emergono dei dati importanti, perché la mancanza di formazione in materia di ICT e la carenza di staff qualificato sono ritenute le maggiori criticità. Questa carenza di staff qualificato si rapporta con quel 40% che ha detto il dottor Faramondi, 42% di istituzioni che hanno proprio evidenziato la necessità di nuove competenze digitali. Quindi per il processo di trasformazione digitale della PA è importante incrementare questo aspetto delle competenze digitali. E un'osservazione che vorrei fare, scusate, torno indietro perché era un aspetto interessante: nelle motivazioni organizzative più della metà delle istituzioni pubbliche evidenzia una scarsa capacità di fare rete tra diverse istituzioni pubbliche per i progetti di digitalizzazione. Questo va un po' in contrasto con l'obiettivo dell'Italia Digitale 2026 dell'interoperabilità tra amministrazioni, quindi questa è un'altra area di miglioramento, come pure la mancanza del referente della trasformazione digitale all'interno delle unità istituzionali è particolarmente ravvisata nei comuni e quindi è un altro aspetto, perché la figura del referente per la trasformazione digitale è la figura che accompagna in questo processo di transizione. Sappiamo che all'aumentare dei livelli di digitalizzazione aumenta la vulnerabilità informatica, quindi è importante che le amministrazioni si attrezzino per mettere in campo tutte le azioni possibili per prevenire i rischi informatici. Se avete provato a collegarvi in questi giorni al sito dell'Istat, c'era proprio un messaggio che le amministrazioni pubbliche in questi giorni sono sotto attacco e quindi Istat aveva alzato le barriere di sicurezza. E così vediamo che le amministrazioni centrali sono quelle che si sono più dotate di questo tipo di azioni, di mettere in campo azioni combinate per la tutela della sicurezza informatica, e così pure giunte, consigli, università pubbliche, città metropolitane hanno valori superiori al 68% come utilizzo del 68% delle misure possibili di sicurezza. Se vogliamo sapere quali sono le misure di sicurezza attuabili e in che misura sono messe in campo dalle istituzioni, vediamo che se la quasi totalità delle istituzioni utilizza dei software di sicurezza, invece solo il 27% delle istituzioni fa formazione del personale all'utilizzo sicuro dei dispositivi ICT. Abbiamo detto che il valore aggiunto di questa rilevazione del censimento permanente delle istituzioni pubbliche è poter monitorare l'evoluzione digitale, in che misura è cresciuto il digitale. Da questa slide vediamo appunto le percentuali di incremento nelle varie tecnologie. Il massimo incremento è stato nei social media, più 18,7 punti percentuali, più 13,4 nel cloud computing. E proprio nel cloud, in questa slide, vediamo come è cresciuto nelle varie tipologie istituzionali, che salto c'è stato nelle varie tipologie istituzionali, e il dato evidente che in tutte le tipologie è aumentato il cloud computing. Nelle spicca il dato di province e città metropolitane, quasi 37%, e da osservare anche come nelle aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale si è aumentato tanto l'utilizzo del cloud, ma anche quello delle applicazioni mobile e quello dei social. Quindi sono state molto reattive le aziende enti del Servizio Sanitario Nazionale. Questo, scusate, è invece un focus, ma che potrete vedere poi con calma, che riguarda i comuni, come si sono comportati i comuni, che abbiamo detto che sono quelli che
che sono un po' più indietro, che hanno un po' più di ritardo un'analisi per classe di ampiezza dei comuni. I comuni sotto i 5.000 abitanti hanno cercato di recuperare in qualche modo il gap nei vari ambiti e diciamo che in questo modo sono arrivata a questa slide conclusiva che appunto riassume le principali evidenze che vi ho presentato e mi soffermerei soprattutto porrei l'attenzione, diciamo, su quelle che possono essere delle aree di miglioramento, appunto, perché se c'è stato un potenziamento del cloud, abbiamo visto che siamo al 44% e dobbiamo arrivare al 75% di tutte le PA. Che è buono il fatto che ci sia stata l'evoluzione dei social, questa maggiore comunicazione interattiva che durante la pandemia è stata particolarmente sentita, ma nelle applicazioni mobile siamo ancora al 30%, nelle tecnologie più avanzate siamo veramente ancora un fenomeno di nicchia se non in determinate tipologie istituzionali. Quindi questo aspetto del sviluppo delle competenze digitali può essere la chiave di tutto. In questo io concludo, però ci tengo moltissimo a ringraziare i colleghi che lavorano con me sulla rilevazione delle istituzioni pubbliche per il contributo fondamentale che hanno dato per rendere possibile questo primo rilascio dei dati a 3 mesi dalla rilevazione. Con questo concluso e vi ringrazio. Grazie. Grazie Elisa, naturalmente per il tuo lavoro e per il vostro lavoro. Credo che sia stato un panel molto ricco in cui, come da tradizione, abbiamo voluto fornire molti elementi concreti, molti dati e che naturalmente sono a disposizione di tutti e che potranno anche essere recuperati nelle presentazioni che possono essere scaricati al link che è stato indicato nella chat. E ora però apriamo, diciamo, questa fase finale del nostro incontro di stamattina dando la parola a un discussant di questi dati e naturalmente non potevamo che chiedere un intervento al professor Mariano Corso, che è professore ordinario di leadership e innovazione da molti anni presso il Politecnico di Milano e che diciamo è probabilmente, per chi non lo sapesse, l'inventore del termine smart working, che come noto nella letteratura anglosassone non esiste o comunque non è quello che noi in Italia definiamo, poi abbiamo voluto definire come lavoro agile eccetera, perché il professor Corso, che è non solo uno studioso di pubbliche amministrazioni, ma è un operatore, è un professore di quelli che entra nella pubblica amministrazione perché ci lavora con e ci lavora dentro, fin da quasi 10 anni fa ha immaginato e ha avuto l'idea di un osservatorio su quello che poi ha chiamato un osservatorio sullo smart working, che naturalmente ha una visione a 360 gradi su tutto il mondo produttivo, su tutto il mondo delle organizzazioni aziendali pubbliche e private, e che quindi ha per l'appunto un osservatorio da molto tempo. E oltre a tutto abbiamo appunto in questa collaborazione Istat Politecnico di Milano chiesto anche un contributo proprio nella ideazione e nella preparazione del questionario sul quale poi che ha dato origine appunto alla presentazione di oggi. Quindi ringraziandolo molto per essere intervenuto do la parola al professor Mariano Corso per i suoi 20 minuti. Grazie. Grazie davvero, grazie Michele Camisasca, grazie a tutti i relatori che mi hanno preceduto. Allora io innanzitutto lasciatemi a nome mio, ma di tutto il mio gruppo di ricerca, lasciatemi fare le congratulazioni per questo lavoro eccellente che è stato oggi presentato in anteprima, ma è veramente una miniera di informazioni da cui si potranno trarre tantissimi spunti.
ed anche la mia soddisfazione per il fatto di aver potuto con il mio gruppo contribuire e collaborare. Credo che sia un bellissimo esempio di collaborazione tra enti pubblici e sono veramente onorato di questo invito. Il risultato che oggi è stato presentato è estremamente interessante e significativo, innanzitutto devo dire per la estrema capillarità dell'analisi che ci è restituita. Rispetto alle analisi in essere, compresa quelle che vengono realizzate dal mio osservatorio, qui parliamo di un'incredibile ricchezza in termini di significatività, di capillarità, cioè si sono andati a censire, a coinvolgere enti di dimensione piccolissimi comuni che spesso sfuggono alle analisi che vengono realizzate dagli altri enti. Questo, attenzione, però deve essere anche un caveat nella lettura e nell'interpretazione dei dati di oggi, perché in questa prima lettura abbiamo sostanzialmente contato le istituzioni pubbliche più che pesarle, quindi evidentemente l'incidenza di enti che poi numericamente, quantitativamente rispetto al numero dei lavoratori è molto limitata, insomma è paragonata a quella invece di amministrazioni enormi. Questo evidentemente va tenuto in considerazione, ma come dicevo è un'incredibile miniera di spunti. Che cosa emerge quindi, posto che potremo fare anche nuovi approfondimenti? Ci sono alcuni elementi che Fabio e Alessandro hanno già presentato e che sono molto chiari. Innanzitutto è indiscutibile che emerga un impatto molto positivo della esperienza legata all'applicazione dello smart working sulla digitalizzazione, lo abbiamo visto, ma anche sulle performance a tre livelli. Innanzitutto abbiamo visto la performance su benessere dei lavoratori, percentuali veramente bulgare nonostante l'estrema capillarità, sulla produttività e sui servizi al cittadino. Qui sono veramente dati che vanno anche al di là di quelle che erano, devo dire, le mie aspettative. E emerge però anche una buona dose di incertezza e di confusione sul futuro. Quei dati che ci dicono che il 55% degli enti pubblici non sa se e come proporrà alle proprie persone modelli di smart working, evidentemente fa grosso contrasto con questa percezione molto molto positiva. E questo evidentemente va tenuto in considerazione, così come va rilevato, come diciamo bicchiere mezzo vuoto, la limitata strutturazione delle analisi, la limitata propensione alla misura. In particolare, benché ci siano queste percezioni molto positive, veniva anche rilevato dai relatori precedenti, soprattutto per quello che riguarda i servizi pubblici al cittadino, c'è una abitudine, propensione alla misurazione molto bassa. Questa stessa limitata propensione si ha poi all'interno, ad esempio, espressa dalla limitata volontà di introdurre meccanismi e strumentazione per la valutazione delle performance, ma questi evidentemente sono il cuore stesso dello smart working e questo evidentemente non emerge oggi se non altro nelle intenzioni di comportamento, quindi vuol dire che bisogna fare evidentemente delle azioni positive. Altro elemento già sottolineato che io vorrei mettere in luce è come emerga una sostanziale dicotomia. Allora, appello, smettiamo di parlare genericamente di pubblica amministrazione. Non esiste una pubblica amministrazione.
Esistono situazioni molto variegate, la ricchezza di questa analisi che Istat fa è una, come dicevo, un grandissimo, di grandissimo aiuto per fare chiarezza, e da questa analisi emergono almeno due fondamentali cluster. Uno che è costituito dagli enti centrali, la Presidenza del Consiglio, i ministeri, le città metropolitane, le regioni, gli enti locali di grandi dimensioni, le università pubbliche. E qui ci sono alcuni connotati anche territoriali, ad esempio il Nord-Est, però come è stato anche sottolineato, lì si incrocia il fattore dimensionale con, con la geografia, quindi il fatto che nel Nord-Est ci siano, rispetto al Nord-Ovest, ci sono meno comuni di piccolissime dimensioni va tenuto in considerazione. Però c'è un cluster molto evidente di amministrazioni che hanno avuto un passo di applicazione, di soddisfazione, di chiarezza anche rispetto al futuro, che è sostanzialmente diverso rispetto al secondo cluster, che è numericamente importante. Sono gli enti piccoli, grandissima parte dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Questi sono, come dicevo, anche amministrazioni che sfuggono spesso alle analisi, certamente sfuggono, devo dire, a quelle del mio osservatorio. E qui le situazioni sono diverse. I primi avevano già spesso sperimentato lo smart working, avevano fatto anche investimenti precedenti in digitalizzazione. Ecco, questi hanno utilizzato l'occasione dello smart working per accelerare i processi di digitalizzazione, hanno misurato effetti decisamente più positivi su tutti i livelli, quindi benessere, produttività, servizi al cittadino, hanno fatto innovazione anche nei servizi. E non sorprende che questi abbiano anche maggiore chiarezza e propensione per il futuro. E poi gli enti di dimensioni più piccoli, molti quelli del sud, che erano impreparati, che durante la pandemia hanno fatto molto limitatamente smart working, che sono stati quelli che hanno avuto i maggiori poi problemi, anche hanno distribuito meno tecnologia, nonostante abbiano distribuito meno tecnologia centralmente, hanno fatto anche meno ricorso al bring your own device, quindi alle dotazioni dei lavoratori, e quindi hanno avuto meno benefici. Quindi questo smart working, come ci è restituito dall'indagine Istat, è una rivoluzione positiva, ma non per tutti. E quindi bisogna capire che se c'è una pubblica amministrazione che ci fa essere, come dire, orgogliosi, che ha innescato un percorso positivo, che va incoraggiata, supportata, ma sicuramente non zavorrata, e che deve essere messa in grado anche di competere sul mercato dei talenti. Questo è un fatto fondamentale. Dopo, se mi avanza un po' di tempo, magari riesco, cerco su questo di fare qualche accentuazione. Questi vanno messi in condizioni di correre. Occorre peraltro anche guidarli e incoraggiarli a misurare di più, a programmare di più, anche per diventare un punto di riferimento che possa essere poi utile sia alle altre amministrazioni che alle imprese. Lasciatemi dire molto brevemente, nell'ultima edizione del convegno Smart Working e dello Smart Working Award che abbiamo avuto un mesetto fa a Milano, erano presenti alcune amministrazioni, la stessa Istat, ma poi c'era INPS, c'era INAIL, c'era Banca d'Italia, che hanno restituito un quadro di maturità e di eccellenza nell'applicazione dello smart working che ha fatto veramente una grande impressione. Pensate che alla fine l'award complessivo, non quello assegnato da noi per categoria, ma quello assegnato da tutti gli esperti e i partecipanti al convegno, è stato assegnato poi ad una pubblica amministrazione. Ecco, poi c'è tutta l'altra pletora di
amministrazioni che vanno sostenute, perché sennò rischiano di essere tagliate fuori, rischiano di essere escluse, ma non dallo smart working, uno potrebbe, chi se ne importa, non è quello l'obiettivo, ma vengono, rischiano di essere tagliate fuori da un percorso di stimolo all'innovazione, alla digitalizzazione, all'orientamento al merito. In queste amministrazioni ci sono forti barriere, sia di tipo legato alle risorse, di tipo tecnico, infrastrutturale, materiale, ma anche fortissime di tipo culturali. Qui bisogna stare molto attenti a non dare messaggi fuorvianti, a non dare ulteriori barriere, a non dare neanche combustibile a quelli che sono i pesanti anticorpi all'innovazione. Allora, sin qui un commento ai dati. Adesso però vorrei complementare un po' questa miniera di stimoli, che è l'analisi che oggi abbiamo presentato, con un po' di considerazioni, implicazioni e anche dati che vengono da altre fonti, in particolare dalle analisi che abbiamo fatto noi, ma anche di analisi terze che ci sono a livello nazionale e internazionale, e che coprono anche l'indagine Istat si concentra sul 2020. Abbiamo poi avuto un 2021 importante e significativo in termini di dinamiche, in termini di dibattito, e poi c'è tutta la dimensione che qui non si riesce a cogliere di quello che pensano i lavoratori. Quindi due elementi su questi due aspetti. Intanto, che 2021 abbiamo avuto, no? Se mi trovo pure con questa estrema capillarità che in effetti richiede una lettura attenta, però mi trovo perfettamente nella dinamica descritta sul 2020, cosa è successo poi nel 2021? Beh, nel 2021 abbiamo avuto una dinamica che va posta sotto attenzione, perché siamo passati dai quasi 5.400.000, di cui 1.440.000 nella PA, lavoratori, diciamo smart worker, ha una progressiva riduzione nel secondo e poi nel terzo trimestre, che ha portato a una situazione attuale che è stimabile poco sopra i 4 milioni, con un dato relativo al lavoro pubblico di passaggio dai già citati 1.440.000 a una stima che oggi abbiamo intorno agli 860.000, quindi una riduzione che sta intorno al 40%. E significative anche le stime, benché molto ancora incerte rispetto a quello che sarà il post, dove si ha un mercato privato che non solo nella grande impresa, che addirittura conta di, per il post pandemia, di tornare ai numeri che sono stati i picchi durante il lockdown, quindi di consolidare questa esperienza, ma anche sulla piccola media impresa, e un'attenzione forte a creare le condizioni per una maggiore capillarità, mentre nella pubblica amministrazione, complice anche l'incertezza dell'ultimo periodo, c'è una previsione di ulteriore riduzione, quindi che porterebbe dagli 860.000 attuali a circa 680.000, comunque meno di 700.000. sul totale degli oltre 3.200.000. Allora, e di questo cosa pensano i lavoratori? Ecco, l'altro elemento che volevo porre all'attenzione. Beh, su questo abbiamo fatto varie rilevazioni anche nel mondo pubblico. Un'indagine panel, io citerei i numeri di questa indagine panel che abbiamo fatto invece con Doxa, che ci dice una cosa importante, cioè tra i lavoratori che hanno sperimentato lo smart working, un 14% ha ritenuto e ritiene di voler lavorare in presenza, 14%. Gli altri, cioè un 53% che vuole andare verso un vero smart working, quindi una modalità in cui si possa scegliere, ibrida, in cui si possa alternare presenza e lavoro da remoto, e poi c'è un 33% che pone tutta una serie di interrogativi di lavoratori che vorrebbero continuare a lavorare in una situazione di diciamo remotizzazione sostanziale. Ed è anche un ulteriore challenge il fatto che i lavoratori che non hanno potuto
sperimentare lo smart working, per l'80% in futuro vorrebbero farlo. Quindi qui c'è un warning fortissimo che le aziende, le pubbliche amministrazioni devono tenere in considerazione. Cosa succede se non si ascoltano queste attese? È chiaro che bisogna avere una propria strategia, una propria identità, ma se non ascoltiamo quello che sta accadendo, rischiamo, in alcuni settori, particolarmente in alcuni settori del privato, abbiamo un fenomeno di turnover, di famoso big quit, no? Di dimissioni, di persone che cambiano lavoro, vita, eccetera. Nei settori invece in cui il mercato del lavoro è meno fluido, beh, abbiamo un effetto ancora peggiore, perché abbiamo un disengagement, una riduzione dell'impegno, della produttività, e quindi di fatto le persone si spengono e continuiamo a pagarle. Allora, le implicazioni. E così vado a chiudere. Innanzitutto l'implicazione, la prima raccomandazione è: siamo in un periodo estremamente delicato in cui costruiamo il lavoro di domani, lavoro pubblico e lavoro privato. Quindi questo è il momento di guardare i numeri, di non basarsi su pregiudizi, su stereotipi. Non esiste, prima lo dicevamo, una PA. È il momento di guardare i numeri. Meno male che ci sono istituzioni come Istat che questi numeri ai decisori li forniscono. È importante che poi vengano utilizzati. Non esiste una pubblica amministrazione, lo dicevamo, esistono PA che devono evolvere e crescere con approcci dal centro che devono essere differenziati. Sono un errore sia approcci centralisti, specie se generalizzati, ma anche approcci di laissez-faire che non diano indirizzi sufficienti. Quindi indirizzo, promozione di good practice, di azione di sistemi, di sistema, ecco, ci sono state, si sono visti e si vedono anche in questi numeri l'impatto di alcune azioni che erano state fatte precedentemente alla pandemia a livello di sistema, che avevano lavorato sulla presidenza e sui ministeri a introdurre meccanismi, cultura di smart working e cito anche ad esempio il progetto Vela nell'ambito delle pubbliche amministrazioni locali che ha avuto un impatto molto forte sulle amministrazioni locali nel nord-est. E qui si sono viste, si vedono già dai numeri, ma chi conosce evidentemente, lavora con le amministrazioni, lo sa anche maggiormente, qui ci sono stati evidentemente degli effetti molto positivi. Quindi le azioni di sistema vanno fatte, vanno promosse. Ecco, altro elemento fondamentale è lo smart working va promosso come un non come obiettivo, ma come strumento. Ecco, per chiudere proprio su questo, voglio riportare alcuni messaggi che io ho cercato di dare in un'audizione di qualche settimana fa alla Commissione Lavoro della Camera, che era incentrata sulla discussione di alcune proposte di legge presenti oggi in Parlamento. Devo dire quasi tutte, sono 10, direi quasi tutte orientate positivamente alla promozione e all'incentivazione della misura. Ebbene, che cosa c'è in ballo? Che cosa ci perdiamo nel momento in cui, ad esempio, dai 6 milioni e mezzo potenziali che abbiamo fatto lavorare in smart worker, lasciamo che oggi, ad esempio, il numero degli smart worker sia di 4 milioni. Io ho provato agli onorevoli presenti in commissione a dare delle stime. Vuol dire il passaggio dai 6 milioni e mezzo ai 4 milioni, se vogliamo guardare provocatoriamente il bicchiere mezzo pieno, vuol dire rinunciare dei vantaggi, avere un costo opportunità che anche in termini ambientali è incredibile. Si tratta di 1,28 milioni di tonnellate di CO2, vuol dire come disboscare una foresta da 36 milioni di alberi. Insomma, in un momento in cui tutti quanti ci concentriamo sull'impatto ambientale, queste cose dovrebbero essere prese in considerazione. Danni in produttività sostanziali,
facendo alcune stime, potrebbe trattarsi di un numero attorno all'1,63% di produttività a livello paese, solo per questo delta che abbiamo lasciato cadere. E poi danni concreti, anche se non facilmente quantificabili, di engagement, di salute individuale, pubblica, di minore digitalizzazione, di perdita di attrattività, lo dicevo, non c'è tempo, ma si diceva la grande sfida del passaggio generazionale, ma se noi non creiamo le premesse adesso per una pubblica amministrazione attrattiva, non riusciremo ad avere i migliori talenti. E poi un tema di inclusione a livello sociale, sia di genere, età, abilità, ma anche territoriale, una mancata opportunità di sviluppo del sud e delle aree interne. Speriamo quindi che questi dati davvero possano stimolare un pensiero, un orientamento di politica industriale più attento a queste dinamiche, che sono dinamiche oggi fondamentali. Grazie ancora a Istat per questo invito. Grazie. Professor Corso, grazie di tutti questi spunti e della capacità di analisi che avete anche presso il vostro osservatorio. E quindi da un osservatorio che si anche definisce osservatorio, passiamo anche per concludere i lavori di questa ricca mattinata a un altro osservatorio privilegiato, mi permetto di chiamare così Palazzo Vidoni, quindi ringrazio subito Marcella Panucci, capo di gabinetto del ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, e che ci fa il grande onore di essere con noi a chiudere questa mattinata. Dicevo, un osservatorio privilegiato che può godere insomma non solo oggi una grande conoscitrice della pubblica amministrazione come Marcella Panucci, ma una grande conoscitrice anche di tutto il mondo che sta fuori, avendo lavorato per tanti anni nel cuore dell'associazione che raduna ovviamente tutte le imprese del nostro paese, e quindi un osservatorio che è proprio in grado di cogliere le necessità e i cambiamenti che devono essere prodotti per questa nostra pubblica amministrazione, per le nostre istituzioni pubbliche, lavoro che abbiamo visto insomma vi impegna moltissimo. Le prime riforme funzionali al PNRR effettivamente sono le riforme venute da Palazzo Vidoni, sono le riforme venute dal Ministero della Pubblica Amministrazione, e di cui peraltro il Ministro già qualche giorno fa ci ha parlato aprendo la Conferenza Nazionale di Statistica, che è il grande evento che ogni due anni appunto l'Istat propone. E però insomma sappiamo che state lavorando moltissimo su queste cose, e speriamo con la rappresentazione dei dati, l'anticipazione dei dati di questa mattina, di aver fornito anche a voi e anche a tutto il governo, ma anche a tutti i colleghi della pubblica amministrazione che potranno usufruire di questi dati, molti spunti per le linee di intervento, ovviamente quelle in corso, quelle già partite, quelle già diventate norme e quelle ancora che ci aspettano. Io veramente ancora ringraziando Marcella per essere con noi, le do la parola per l'intervento conclusivo di questa mattinata. Grazie ancora. Grazie Michele per questa tua introduzione, ma grazie soprattutto a Istat per lo straordinario lavoro di analisi che è stato fatto con il censimento che oggi è stato presentato. E mi associo al professor Corso nel riconoscere l'importanza di poter avere una base dati e soprattutto un'analisi dei dati così accurata per poter poi adottare le policy conseguenti. Noi in questo primo anno di governo ci siamo trovati a dover disegnare il futuro del paese attraverso il disegno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche a continuare ad adottare delle misure di carattere sia emergenziale che invece di carattere anche più strutturale, che riguardano l'organizzazione del lavoro nel settore pubblico e nel settore privato. Quello che posso dire, beneficiando della mia esperienza e del duplice osservatorio in cui sono stata, quello del settore privato e oggi quello del settore pubblico,
e che c'è stata una straordinaria risposta sia delle pubbliche amministrazioni che delle imprese all'emergenza e le scuole, se ci penso, mi sembra miracoloso quello che è stato fatto nel 2020 con l'esplosione del Covid e con il fatto che dopo una settimana dalla chiusura delle scuole, tutte le scuole erano in grado di organizzare la DAD bene, male, con problemi, con difficoltà, però questo è successo, così come tutte le imprese e tutte le amministrazioni pubbliche sono state in grado di far lavorare le persone da remoto, quindi minimizzando l'impatto sulla attività di servizio o di produzione di beni, per quanto riguarda il settore privato, ma di servizio nel pubblico, su cittadini e imprese. Quindi, fatta questa premessa, che io ho trovato straordinaria e che prova che comunque il nostro paese sia, diciamo, messo molto meglio di quanto la percezione pubblica possa far apparire, avendo avuto appunto questa capacità, essendo il primo paese che è in corso in questa emergenza dopo la Cina, quindi in un lockdown così ampio, diffuso e profondo, io penso che l'esperienza ci abbia mostrato una serie di pregi del nostro sistema pubblico e privato, ma anche una serie di gap che dobbiamo adesso colmare. L'analisi di oggi ne mostra alcuni, sono stati ampiamente commentati e non ci ritorno su anche per ragioni di tempo, però diciamo quelli forse più rilevanti, più importanti anche ai fini della nostra attività di policy making sono la differenza che sottolineava anche il professor Corso tra amministrazioni. Le più di 30.000 amministrazioni hanno mostrato, diciamo, reazioni diverse rispetto alla pandemia, che vengono da ragioni di carattere dimensionale, organizzativo, culturale e anche geografico, che hanno impattato su queste reazioni. La più evidente è la differenza tra grandi e piccole amministrazioni, per esempio per quelle che riguarda le dotazioni tecnologiche dei dipendenti, dei propri dipendenti. Il maggior ricorso alle dotazioni tecnologiche personali è avvenuto nelle amministrazioni più piccole, quelle meno strutturate, e questo ci deve far riflettere anche in termini di creazione di investimenti. Anche gli effetti in termini di produttività e di soddisfazione di cittadini e imprese rispetto all'erogazione dei servizi sono stati molto differenziati sia sul territorio che tra amministrazioni. Tendenzialmente, diciamo, l'aumento della produttività non è stato sperimentato in quasi la metà delle amministrazioni pubbliche, così come, diciamo, la soddisfazione dei cittadini è stata importante, ma è stata, diciamo, minoritaria rispetto alla totalità. Quindi sono anche questi aspetti molto rilevanti che dobbiamo considerare, così come la mancanza di formazione dei dipendenti pubblici rispetto all'utilizzo delle piattaforme, alle dotazioni tecnologiche, è diciamo una carenza nelle misure di sicurezza. Adesso sto evidenziando gli aspetti negativi perché quelli positivi ci sono stati diffusi e ampiamente commentati. In realtà noi dobbiamo guardare agli aspetti problematici per poi risolvere le criticità. Quindi questo vuol dire che cosa? Che dobbiamo passare da un lavoro agile come risposta all'emergenza sanitaria, perché poi i dati mostrano anche una differenza rispetto al lavoro agile prepandemico che va considerata, a un lavoro agile come una ordinaria modalità di organizzazione del lavoro, quindi rimessa al datore di lavoro e al lavoratore, disciplinata sotto tutti i profili, sia della dotazione tecnologica, sia della modalità di prestazione dell'attività lavorativa, dei diritti del lavoratore, degli obblighi e dei doveri del datore di lavoro. Quindi adesso questo passaggio è un passaggio che noi dobbiamo compiere per far sì che il lavoro agile diventi diciamo una modalità attraverso la quale il datore di lavoro, sia pubblico che privato, debbono poter organizzare il modo in cui il lavoro viene prestato. E questo lo dico avendo avuto appunto la mia doppia esperienza di settore privato e settore pubblico. È stato un passaggio molto importante che il settore pubblico ha saputo anticipare persino rispetto al settore privato. Lo dico con grande orgoglio perché c'è stata un'azione molto determinata del ministro Brunetta nel portare lo smart working, quindi il lavoro agile, su un binario di normalità, di disciplina, di trasparenza, di regolamentazione che consentisse di contemperare l'esigenza del lavoratore con l'esigenza del datore di lavoro e soprattutto per quel che riguarda l'amministrazione pubblica l'esigenza di cittadini e imprese di accedere in maniera soddisfacente, efficiente ed efficace ai servizi pubblici.
Intervenire sulla disciplina del lavoro agile, la scelta è stata quella che poi veniva richiamata anche dal professor Corso, di non dettare regole dall'alto, ma di cercare di contemperare l'esigenza di dare una linea di indirizzo omogenea a tutte le amministrazioni pubbliche, tenendo conto però dell'ampia varietà organizzativa delle amministrazioni pubbliche e quindi della necessità che ogni amministrazione possa meglio adattare la disciplina dello smart working alle proprie esigenze. Quindi la scelta è stata quella di andare sulla contrattazione collettiva, anticipando la contrattazione collettiva con un accordo tra il datore di lavoro pubblico e le organizzazioni sindacali, che è stato poi concluso il 30 novembre scorso, che sono le linee guida sul lavoro agile, che saranno portate domani in conferenza unificata per un'intesa con regioni, province e comuni, e quindi per recepire le osservazioni che regioni, province e comuni hanno rispetto a un testo che è stato ampiamente condiviso e che vuole proprio rispondere alla necessità di adattare queste modalità organizzative alle esigenze delle più diverse amministrazioni pubbliche su tutto il territorio italiano. Le linee guida riprendono una serie di condizioni di cui il ministro aveva già annunciato in più interventi, sia pubblici sia in Parlamento, e che dettano una cornice importante rispetto alla disciplina del lavoro agile, che poi sono state anche utili, immagino, per l'accordo che è stato di recente anche raggiunto nel settore privato tra gli attori datoriali, le associazioni datoriali private e i sindacati, che è stato poi firmato con il Ministro del Lavoro. Queste condizioni sono importanti. La prima guarda alle dotazioni tecnologiche, alla privacy del lavoratore, alla sicurezza dei dati, che sono poi l'infrastruttura necessaria perché il lavoro agile possa essere esercitato nella maniera più corretta e soprattutto più sicura. Questo è un passaggio importante, soprattutto considerati i dati che avete presentato oggi, e che si interseca con la mole enorme di investimenti che il nostro paese affronterà da qui al 2026 per garantire un'ampia ed efficace digitalizzazione della pubblica amministrazione. Su questo si sta lavorando con il Ministero per l'Innovazione e la Transizione Digitale, e sarà un investimento che porterà tutte le amministrazioni on an equal footing, come direbbero gli inglesi, e quindi su condizioni di partenza avanzate e omogenee su tutto il territorio. È la base perché il lavoro agile possa essere svolto in maniera sicura e diffusa in tutte le amministrazioni pubbliche. Le linee guida disciplinano l'accesso al lavoro agile, sottolineandone la natura consensuale e volontaria, e anche il fatto che il lavoro agile debba poter essere svolto con riferimento alle attività che poi possono essere svolte in lavoro agile, quindi differenziandolo all'interno dell'organizzazione del lavoro. E in più, quello che è importante è che il lavoro agile è sì uno strumento di conciliazione della vita e del lavoro delle persone, ma soprattutto questo deve contemperarsi con l'efficienza nella prestazione dei servizi. Ricordiamoci che l'amministrazione ha un dovere verso i cittadini e le imprese di essere efficace ed efficiente, così come lo hanno quindi le persone che vi lavorano. Le linee guida fanno riferimento poi all'accordo individuale che viene ripristinato dopo il periodo emergenziale di lavoro agile semplificato, e prevedono poi la necessità di disciplinare l'articolazione della prestazione e il diritto alla disconnessione dei lavoratori. Quindi passiamo appunto dall'emergenza a una disciplina che si applicherà in futuro con o senza emergenze, speriamo senza emergenze. Altro punto importante è quello della formazione del lavoratore all'utilizzo delle piattaforme e non solo. Questo è un altro elemento molto importante, voi lo avete sottolineato, ed è un elemento su cui si investirà a prescindere dal lavoro agile, ma anche con riferimento al lavoro agile, perché anche questa è una componente importante del PNRR, su cui sono previsti progetti di investimento di grande rilevanza per centinaia di milioni di euro, per la prima volta direi nella storia recente del paese. Il professor Corso faceva riferimento anche alle innovazioni che sono state apportate al lavoro pubblico in termini di maggiore responsabilizzazione gestionale della dirigenza, che poi deve essere
quella che gestisce anche le modalità con cui i lavoratori prestano la propria attività lavorativa, sia in presenza che a distanza da remoto. E per questo noi abbiamo introdotto un nuovo strumento di pianificazione che è il PIAO, con l'articolo 6 del decreto 80, che diventa lo strumento con cui non solo si pianifica ma anche si monitora l'attività delle amministrazioni e quindi la sua performance, che è poi rilevante per capire come organizzare al meglio l'amministrazione pubblica, e diventa uno strumento importante sia interno alle amministrazioni per i dirigenti, sia esterno però perché i cittadini possano effettivamente valutare i livelli di servizio e quindi esprimere il proprio grado di soddisfazione. Se noi non impariamo a misurare, diciamo, l'impatto dell'attività dell'amministrazione, sarà molto difficile poi conseguentemente organizzare l'amministrazione perché eroghi al meglio i propri servizi a cittadini e imprese. Quindi detto questo, io penso che quello che si è fatto in questi 2 anni di emergenza sanitaria sia un'esperienza che va assolutamente valorizzata da questo punto di vista, ci ha insegnato molto, ci ha mostrato dove sono i problemi, i vuoti, i difetti delle nostre organizzazioni, sia pubbliche che private, e quindi sta a noi adesso far sì che questa esperienza si trasformi in un valore futuro, cosa su cui noi stiamo molto investendo come attività sia umana che come risorse economiche e finanziarie. Per questo io vi ringrazio ancora per la presentazione del rapporto di oggi e per l'attività importantissima che l'ISTAT fa a beneficio delle politiche pubbliche per consentirci di meglio adattarle a quelle che sono le esigenze del nostro paese. Grazie. Grazie, grazie Marcella per queste parole, per la puntualità dei minuti che hai utilizzato. Si vede che insomma hai una grande esperienza in contesti in cui bisogna essere efficaci e puntuali nella comunicazione. Grazie per aver messo a disposizione anche tutte le tue sottolineature legate alla responsabilità della dirigenza, legate alla necessità della formazione, della competenza, delle competenze, e grazie per il lavoro che effettivamente state facendo. In conclusione, vorrei davvero ringraziare tutti coloro che hanno portato un contributo ai lavori di oggi. Non dimentichiamo che questa era una anticipazione della ricchezza che il censimento sulle istituzioni pubbliche ci ha portato, e che quindi successivamente, nelle prossime settimane e mesi, l'ISTAT rilascerà ulteriori paper, ulteriori rapporti, proprio per un'ulteriore analisi, un'ulteriore osservazione della composizione delle nostre organizzazioni pubbliche dal punto di vista delle risorse umane, dal punto di vista della composizione degli organi di vertice, di amministrazione, degli organi di controllo, e anche dell'impegno proprio nelle attività di formazione e sviluppo delle competenze. Questi sono è l'opera monumentale che fa il censimento delle istituzioni pubbliche, e noi crediamo che sulla base di questo appunto potremo mettere a disposizione della collettività, dei decisori, tutto ciò che possa poi permettere di avere i punti di riferimento per misurare anche il cambiamento e per misurare l'innovazione. Questo è il ruolo che ha l'ISTAT, è il ruolo che per il tramite dei suoi ricercatori e dirigenti svolge quotidianamente, e per questo li ringrazio tutti e ringrazio tutti coloro, soprattutto i colleghi della PA che hanno partecipato. Anche in questo momento siamo oltre 100, 100 150, 170 siamo stati anche prima, e a tutti coloro che rivedranno per il tramite dei sistemi digitali questa presentazione di oggi. Grazie ancora. E a tutti, arrivederci.